Per accogliere la vecchia nemica bianconera, San Siro si è trasformato in giardino. Al termine della partita, il solito spiritoso ha aggiornato il significato di quei 20.000 garofani. Alle 14.30 i fiori denunciavano il teppismo. Alle 16.15 sembravano una gigantesca corona alla memoria di Madama Juventus. Eppure, quell'onest'uomo di Bersellini l'ha riconosciuto subito dopo la doccia, proprio la Juventus nel corso dei primi 45 minuti era stata la più disinvolta di un tipo tosto come Bettega. L'occasione più lussuosa è toccata proprio agli ospiti quando il giovane marocchino l'ha sciupata banalmente trascurando lo smarcatissimo Fanna sulla sua sinistra. L'Inter in questo periodo è imbambolata. Facile pensare che l'effetto Borussia abbia lasciato molte tossine nei muscoli e qualche rimorso nell'animo. La Juventus, si diceva, è riuscita a manovrare con diligenza per un bel pezzo, verificando lo stato di grazia di Bordon con tiri da posizioni vicine e lontane. Il livello della partita era appena sopra la sufficienza e nemmeno si intravedevano problemi per l'arbitro Michelotti, sulla cui designazione tutti, come al solito, erano perfettamente d'accordo. Il risveglio dell'Inter è opera di Alessandro Altobelli, sul quale brio va spesso in confusione. Altobelli è il miglior interista anche oggi, come mercoledì. E chissà, se fosse stato al posto di Muraro in questa occasione, forse avrebbe cominciato a segnare prima. Le iniziative interiste comunque mostrano qualche scompenso nella difesa juventina. Abbiamo visto come se la sia cavata poco fa. Osservate subito dopo come Zoff venga risparmiato dallo stesso Altobelli, cui colpo di testa dopo i cross di Oriali è del tutto inutile. Prima che finisca il tempo è ancora la Juventus a farsi largo con Fanna e Verza. Bordon è in difficoltà, ma Mozzini gli dà volentieri una mano. Alla ripresa del gioco favorita diventa la Juventus, ma si sa, il calcio qualche volta è peggio del trotto. Il favorito rompe e buonanotte. È il secondo minuto quando Schiri e Altobelli si scontrano. Michelotti non ha dubbi e le rimostranze dei bianconeri gli fanno proprio il solletico. È rigore e Altobelli mette sotto Zoff, ricordando, a chi l'avesse scordato, che è l'Inter la squadra del momento. Lo stesso Zoff, o forse il suo reuma preferito, avverte l'arrivo del prossimo temporale. Ecco qui infatti cosa gli combinano gli amici. Cucureddo, Schirè e Tardelli hanno un vero e proprio battibecco col pallone, il quale non sa se andare avanti o indietro. Altobelli invece ha le idee chiare e lo sistema per la seconda volta nel solito posto. Rivediamo com'è andato. Un gol insopportabile, soprattutto per Giovanni Trapattoni, il quale pretenderebbe, testimone il segnaline, che l'arbitro annullasse per fuorigioco. Naturalmente Michelotti rimane sulla sua decisione e lo stesso Trap non saprà più con chi prendersela poco dopo, quando vedrà i nerazzurri ancora a segno dopo essere passati sulla sua difesa, scambiandola per una morbida moquette che porta a Zoff. Il tocco finale di Muraro, ma l'assist, come dicono i tecnici, del solito Altobelli. A questo punto è chiaro, non c'è più nulla da dire. La porta della Juventus si spalanca per l'ultima volta davanti ad Altobelli e fanno 4 gol piuttosto pesanti da interpretare. Più tardi lo spogliatoio bianconero rimarrà chiuso per un bel pezzo, i no comment si sprecheranno, il ritorno verso casa sarà una specie di tortura. E pensare che Giampiero Boniperti, lasciando lo stadio al termine del primo tempo, come sua abitudine, aveva detto ad un amico: la Juventus oggi sta andando davvero benino e ti dirò che questo 0-0 mi va anche un po' stretto.